Buongiorno, mi chiamo Andrea Rebuzzi, sono un Field Application Engineer di Ascon Technologic. Mi occupo dello sviluppo di applicazioni per la linea dei sistemi programmabili. Con questo video iniziamo una serie di tutorial in cui vedremo come programmare i dispositivi di Ascon Technologic, in particolare il NanoPack e lo SpatialPack. Creeremo una mini applicazione per implementare un regolatore PID per poi gestirlo in remoto da un pannello HMI tramite Modbus. Iniziamo dando un'occhiata all'ambiente di sviluppo OpenPCS, che è lo strumento fondamentale nella programmazione dei dispositivi NanoPack e SpatialPack. OpenPCS è un'IDE compatibile con lo standard IEC 61131. Potremmo quindi sviluppare tramite i linguaggi di programmazione classici dei PLC, quindi l'ST, l'IL, l'SFC, l'FBD, il ladder e il CFC. Utilizzando, oltre alle strutture e alle funzioni di base messe a disposizione dallo standard IEC, numerose librerie aggiuntive di funzioni avanzate fornite esclusivamente da Ascon Technologic, che vedremo nello specifico nei prossimi video quando andremo effettivamente a lavorare con esse. Diamo uno sguardo alle funzionalità dell'ambiente di sviluppo. Appena apriamo il programma, l'interfaccia che appare è la seguente. Al centro troviamo l'editor dove andremo effettivamente a scrivere il nostro codice. A sinistra troviamo il riquadro Project, che ci mostra la struttura ad albero che elenca i file che fanno parte del nostro progetto. La scheda Resources mostra invece i task del programma abilitati che saranno effettivamente eseguiti elencando le variabili corrispondenti. Nel pannello a destra troviamo il catalogo delle funzioni pronte per essere utilizzate nel programma. Le funzioni sono complete di documentazione, accessibile facendo doppio clic sul nome della funzione. La versione di OpenPCS rilasciata per i prodotti programmabili di Ascon Technologic include delle funzioni firmware non disponibili per altri dispositivi. La parte inferiore dello schermo contiene principalmente le informazioni relative alla compilazione del progetto, segnalando eventuali errori o avvisi. E ulteriori informazioni utili in debug, come ad esempio le watchlist che vedremo in seguito. In alto troviamo la toolbar che ci permette di avere le funzioni utilizzate più frequentemente a portata di mano, come il salvataggio, il controllo della sintassi, la compilazione del progetto, il download e la modifica online. Vedremo queste operazioni nel dettaglio nei video successivi quando andremo a sviluppare un'applicazione vera e propria. Vediamo come creare un nuovo progetto. Creare un nuovo progetto è davvero semplice. Dal menu Project selezionare New. Dalla finestra di dialogo che appare, selezionare tra quelli presenti il tipo di dispositivo per il quale si vuole sviluppare l'applicazione. Nel nostro caso, dato che vogliamo sviluppare un'applicazione per il NanoPack, sceglieremo quest'ultimo. Inseriamo ora il nome del progetto, clic su OK per confermare e il progetto è creato. Come vedete, alla creazione del progetto non ci troviamo davanti uno schermo bianco, ma troviamo diversi esempi già pronti dai quali partire, permettendoci di risparmiare tempo utile, evitandoci di scrivere ogni volta codice da zero. Partiremo proprio da questo per sviluppare la nostra prima applicazione. Nei prossimi video vedremo come configurare, compilare, scaricare il nostro progetto nel PLC e vedremo come fare il debug dell'applicazione. Se volete maggiori informazioni, contattateci o lasciate un messaggio nei commenti qui sotto. Arrivederci al prossimo video.